Salve a tutti ragazzi, finalmente ho ascoltato i vostri consigli e sono andato a tagliarmi, guardate, i capelli. Anche perché ho ricevuto una marea di messaggi dove me l'avete scritto ed erano davvero tanti, forse troppi. Quindi adesso che non ho più la criniera e due capelli corti, lasciate un bel mi piace a questo video perché io ho mantenuto la promessa. Però dovete sapere che questa non è l'unica sorpresa di oggi, perché ce ne sarà una più bella. Con l'aiuto di Elena costruiremo qualcosa di speciale, però non voglio ancora spoilerarvi niente. Andiamo a casa. Eccoci qui per questa sorpresa, perché ci sono tanti pacchi da aprire. Sì, però falli apparire. Non c'è problema. Però cosa mai si troverà dentro? Scopriamolo insieme. Siamo Elena. Siamo a questo piccolo. E poi apriamo questi due di sotto. Attenzione. Sai cos'è questo, Elena? No, non lo so. Sai cosa sono i popì? Ah, perché oggi costruiremo un super popettuno gigante. Guardate qui quanti ce ne sono. 2, 3, 4, 5, 6. E qui dentro ce ne saranno tanti altri. Ragazzi, sono infiniti. Ce ne sono tantissimi. Oggi ci divertiremo insieme, ragazzi. Guardate quanti ce ne sono ancora. Perché un'altra scatola? Andiamo ad aprire anche questo. È una super coperta bianca. Quanto è grande? Perché qui sopra ci andremo a costruire il nostro popit. Questo qui è il popit. E praticamente l'obiettivo è di schiacciare tutte le palline. Adesso prepariamo il tutto. Inizia il divertimento. Abbiamo aperto il tappetino bianco. Iniziamo a creare il popit gigante. Quindi al centro lo mettiamo qui. E qui 5 scatole io e 5 scatole Elena per iniziare. Elena, poi stai attenta perché tutte le palline devono essere rivolte da un lato. E vado già ad aggiungerlo qui. Perfetto. Ragazzi, e voi in casa avete almeno un popì? Eccolo. Quanti lati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A noi un ottagono. Chissà alla fine unendoli tutti di che forma verrà. Comunque continuo e lo metto qui. Non so se la linea che sto facendo è dritta. Aggiungiamo il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il mio è il numero 8. Questo è il numero. No, 8 sono adesso. Allora, non sai contare. Non ho messo adesso. Non c'entra, sono 8. Guarda. Neanche a contare. Dai, ne mancano gli ultimi due. E abbiamo già messo i primi 10. Ne metto uno qui sopra. Dai. Questo super popit sta prendendo forma. Metto sempre sopra. Qua è. E che ne so, mettilo lì su. Perfetto, ora andiamo a prendere le altre. Che ne dici? Sì. Elena, penso che ci siamo sbagliate. Alcuni li abbiamo messi in orizzontale. Per giocare, li devo mettere in verticale. Quindi gira tutti quelli, ti aiuto io. Così. Sì. Così, quando facciamo la partita io contro di te, chiudiamo le palline in questo modo. Non lo possiamo chiudere così. Arrivo con altre scatole. Queste sono 14. 7 a me, 7 a te. 1, 2, 6 e 7. E poi sono finite, Elena, ma non vedi quanti sono? Sì. Però è questo che rende bello il gioco, almeno non finisce subito. Continuiamo. Io sai cosa ti dico? Completo la linea di sotto. Bravo, mettilo lì. Aspetta che non si. L'altro ci lasciano questo portachiavi. Io non me ne faccio nulla. Quanti sono, Elena? Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E con questo diventano... 16. Bravissimo. Vedo che ho imparato a contare la differenza di prima. Metto uno qui. E adesso ci spostiamo dall'altra parte. Io ne ho messi già 3, infatti me ne sono rimasti 4. Metto. Ok, quindi le ultime 8. Ne mettiamo 4 qui. E poi ne mettiamo 2 qui e 2 qui. Questa scatola non si apre. Certo, perché è chiusa lì. Alcune sono veramente sigillate. Ok, allora. Abbiamo detto 4 qui, però sempre in orizzontale. Perché mi stavo sbagliando di nuovo. Elena, io siccome in fondo non arrivo, ho bisogno del tuo aiuto. No, dall'altra parte. Non c'è. Per fortuna c'è Elena che adesso mi sta correggendo. Ma di chissà che le avevamo già messe. Come sono rimaste le ultime due? Come abbiamo detto prima? Sì, ma dove le mettiamo adesso? Cioè tu lo aggiungi là, io dove lo devo aggiungere? No, vabbè, uno non lo usiamo. Dai, lo metto uno di giù. Poi li contiamo e vediamo quanti popit abbiamo aggiunto. Ok, ho fatto. Allora metto l'ultimo qui. Ecco qui ragazzi, abbiamo finito. Mi piace anche la forma che è venuta alla fine. Sì, ma soprattutto i colori, guardate. Colore arcobaleno. E adesso contiamoli quanti sono, vai Elena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 popit, anche voi come noi avete avuto la nostra pazienza e siete arrivati fino a questo punto del video. Dovete commentare sotto nei commenti con la scritta popit.
così vediamo tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto. Quindi, ora che abbiamo finito la nostra creazione, giochiamo! Lo scopo del gioco è quello di schiacciare tutte le palline dello stesso colore. Facciamo finta che qui al centro c'è una linea immaginaria. Per esempio, se esce il colore arancione, io devo riuscire a schiacciare tutte le palline arancioni che si trovano nella mia zona e tutte quelle che si trovano nella sua zona. E chi finisce prima vincerà. 2, 1, vai! Speriamo che il colore che esce adesso mi porti fortuna. Allora vado. Ah. Azzurro! Allora 3, 2, 1, via! Dai, forse hai imparato la terza. Dai, dai, Elena, che questa la perdi, dai! Ma che fila sei, Elena? Mi sto stancando, questo sì che non è niente. Mi devo distrarre, non mi devo distrarre. Dai, 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 dai! Dai, mi pare che ho finito! Ora hai chiuso tutti questi, dai! Ragazzi, si è dimenticata di chiudere una fila intera, tutti questi qui! Guarda, io li ho chiusi tutti, quelli celesti! Va bene, dai, ha vinto lui questa volta. 1-1 e adesso tocca di nuovo a Elena. Non mi hai idea, chiudi gli occhi. Questo. Hai beccato l'arancione. Pronti? Partenza, via! Vediamo se quest'altra tecnica funziona. Anche qua, ti vogliono far sudare, Elena? Attenzione a chiuderli tutti, perché alla fine controlliamo. Perdo tempo in alcuni che non si chiudono. Dai, dai, dai! E ma io sono ancora indietro. Dove hai fatto? Mi chiusi velocissimo. Attenta, che poi controllo, ancora salti alcuni. Mi sa che ho trovato la tecnica. Oh, sì, sto stancando, non fa per me. Sì, ma non è giusto, Elena, sei troppo veloce. Tu ti sei già allenato. Aspetta, da controllare. Controlla, bravo, non controlla, così perdi tempo. No, 2-1. Tutta questa fatica per niente. Possiamo dire che è stata una bella sfida, non è vero? Sì. Anche bella combattuta. Comunque, se volete altri episodi dove costruisco delle cose con mio fratello, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, ovviamente. Come quando abbiamo cucinato il panino gigante, possiamo cucinare qualche altra cosa. Questa volta è toccato al super Popit. Ammettetelo, non avete mai visto un Popit così grande. Ciao, la rivincita qui. Sì. E quindi noi ci vediamo lunedì con un super video. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento, perché sarà un video estivo e secondo me vi piacerà tantissimo. Ciao da Giastremo e da Elena. Alla prossima. Ciao.